belli. Allora, oggi è l'ultimo dell'anno, è il giorno dell'ultimo dell'anno, San Silvestro, e mi sono fermato a Santo Stefano al Mare. Non è un'area sosta, è un parcheggio per i camper, non si può campeggiare, non c'è carico e scarico, è solo un parcheggio, costa 15 euro al giorno o 1,50 euro all'ora. Si paga dalle 8 del mattino alle 8 di sera e la notte è gratuito. È gettonato come parcheggio, perché è proprio bello, è di fronte al mare, dopo ve lo faccio vedere. Adesso sto andando in paese che c'è il mercato, oggi è venerdì, sì, e c'è il mercato. E intanto faccio un banco, ma vi faccio visitare un po' il paese. È proprio un bel paesino, si trova tra Imperia e Arma di Taggia. A Arma di Taggia c'è un altro parcheggio per i camper, però ve lo sconsiglio perché è un po' bruttino come parcheggio. Sempre 15 euro al giorno, anche lì siete di fronte al mare, però a me non piace tanto. Volevo andare a filmarlo, ma sono passato in bicicletta, non mi è piaciuta. Tra l'altro qui, adesso vi faccio vedere, c'è una ciclabile, ve la faccio vedere. Una bella ciclabile che arriva oltre Sanremo, perciò dove passava la ferrovia. Io questo video l'avevo già fatto l'anno scorso, ma non avevo fatto vedere bene come e cosa c'era qui nei dintorni. Comunque adesso vi faccio vedere il paesino e poi vi lascio tutti i link come al solito qua sotto nei video, così fate potete scegliere dove sostare voi. Fate la bassa praticamente, potete uscire a Imperia e poi fate tutta l'Aurelia e ci passate proprio davanti, vicino al porto delle Agriate, qualcosa del genere. Comunque è proprio un bel posto, un bel paesino, ci sono tutti i servizi, c'è la farmacia, ci sono gli alimentari. L'unico problema è che non c'è il carico e scarico, però sopra qua, a un chilometro, trovate un campeggio, area camper, che fa il servizio di carico e scarico a 5 euro. Perciò se volete fare qualche giorno, ma a parte che sia qua che a Arma di Taggia, potete fare al massimo 48 ore, non potete stare di più di questo tempo. Perciò per un weekendino va altro che bene. Adesso vediamo se non mi stirano. Vi porto in centro paese a vedere questo bel paesino di Santo Stefano al Mare. Qui inizia il paesino di Santo Stefano al Mare. Adesso vi porto un attimo a vedere la ciclabile che passa qua sopra. Ecco, questa è la ciclabile. Da qua arrivi da Imperia e in questa direzione vai verso Sanremo. Proprio una bella ciclabile. Una volta qui passava la ferrovia, adesso l'hanno portata a monte e hanno fatto questa bellissima ciclabile. Qui si scende verso la piazza di Santo Stefano, dove trovate la farmacia. Proprio un bel paesino, tranquillo. Oggi si è riempito, oggi si è riempito perché tanti sono venuti per festeggiare l'ultimo dell'anno. Vediamo quanti gradi ci sono oggi. -15 gradi. Qui c'è la chiesa e lì trovate tutti gli alimentari, i vari ristoranti e tutto il resto. Andiamo a vedere il mare. Ecco il lungomare. Quella lì in fondo è Arma di Taggia. Lì, oltre quel promontorio là, c'è Sanremo.
fatto. È lungo questo mercato, tiene tutto il paese. Carino. Bisogna indossare la mascherina perché sapete che qui in Liguria il periodo non è quello migliore. Prendo per matto. Mi stanno prendendo per matto perché parlo col telefono. Ho trovato delle persone iscritte al canale qui in questo parcheggio che saluto, gli faccio il buon anno. Il mercato qua è finito, posso anche tornare indietro, però vado sul lungomare. E vi stavo dicendo che ho trovato parecchie persone iscritte al canale e anche loro hanno deciso di venire a festeggiare l'ultimo dell'anno al mare, al caldo. Avete visto quanti gradi ci sono, si sta benissimo, perciò anche i consumi della bombola sono veramente ridotti. Guardate che bello qua. Oggi il mare è veramente piatto. Cara cagnolina, c'è pieno di cani, pieno anche di cacche, ecco, raccoglietele le cacche, no, dei cani, cavolo. Dopo le sentiamo su, se no prendono dentro tutti, anche chi le raccoglie come me, e a volte raccolgo anche quelle degli altri. Comunque questo paesino è veramente carino, tranquillo, in estate sicuramente sarà pieno imballato, perciò durante la settimana non credo, ma il fine settimana sarà pieno imballato sicuramente, anche perché in un attimo sei qua se vieni da Milano o da Torino. Adesso festeggiamo il Capodanno qua, io e la Lolina festeggiamo qua, così siamo lontano dai botti, perché lei ha paura una, e poi ci spostiamo, cominciamo a tornare indietro. Come vi dicevo, l'idea mia era di andare a Sanremo, all'area camper di Sanremo, ma è chiuso, scusate, il generatore che fa casino. La mia idea era di andare a Sanremo e passarlo là l'ultimo dell'anno, anche perché ho degli amici che sono là, hanno la casa là, e allora volevamo andare a trovarli, ma è chiuso perché stanno facendo dei lavori, e allora ho deciso di fermarmi qua. E adesso tornerò mi fermerò come al solito a Pietraligure. Il Natale l'ho passato lì, ma non ho fatto il video perché comunque adesso nel tornare lì mi fermo lì e poi decido dove andare. Ci sono un po' di posti che vorrei visitare, cioè Vado, Scotorno, cioè un po' di, comunque al limite lo vedrete nei prossimi video. La Lolina non è con me perché c'è troppo casino, facevo fatica a registrare il video e a tenere lei, perché quando c'è casino lei tira un po' di qua e di là. E niente, secondo me è una bella soluzione per fare il weekend. Per me è un po' distante, io devo avere un po' più di giorni, perché io arrivare qua sono circa 400 km e diventerebbe lunga, passerei un giorno solo di viaggio, e insomma è un po' lunga, perciò qui ci puoi venire, se per me almeno, se hai almeno 3-4 giorni, da così almeno hai un po' più tempo di rilassarti. Adesso vi faccio vedere il paesino, l'interno. Proprio questo paese, perché si respira aria di relax.
Ah, ecco, vi faccio vedere dove si va per andare a fare il carico e scarico in quel campeggio che vi dicevo. Adesso ve lo inquadro, poi se riesco lo zoom così riuscite a vedere. Ecco qua, questo è quel campeggio che vi dicevo, Camper Village. Carico e scarico, 5 euro, oppure potete pernottare, magari cerco il link e vi lascio sotto anche questo, per chi volesse venire qua. Qui non avete problemi di tempo. Ecco, anche a San Lorenzo c'è un'area camper, anche quella super gettonata, vicina al mare, anche quella, saranno 200-300 metri, però non ci sono mai andato, perciò non posso dirvi com'è, però vi lascio comunque il link qua sotto. Io vi lascio tutti i link qua sotto di quello che potreste trovare qua attorno per poter pernottare. All'entrata del paese c'è una fontanella dell'acqua, perciò se vi dovesse servire dell'acqua potete venire qui a farla, potabile, eh? Qui all'inizio del paese c'è anche un bel parco giochi per i bambini, perciò potete far giocare i vostri bambini o in spiaggia oppure qua. Ed eccoci arrivati al parcheggio dei camper, proprio vicino alla marina degli Aregai, marina di lusso. E qua ci sono tutti i parcheggi. Qui trovate all'ingresso la macchinetta per fare il biglietto. Ricordatevi che prende solo le monete, oppure potete pagare con EasyPay, che è un'applicazione che dovete scaricare, che si appoggia sulla vostra carta di credito. Potete mettere dentro le monete, solo le monete, non prende contante di carta e non funziona neanche la carta. Però c'è un numero da chiamare, se siete senza moneta c'è il numero da chiamare, arriva il vigile e vi cambia la moneta. Questo ragazzo ha un canale YouTube che si chiama In 3 con 8. Adesso andrò a vedermelo. Ti ho mandato un link. Grandissimo. Ciao, buon anno. Buon video. Ci sentiamo dopo. Ciao, auguri a tutti, buon fine anno. In 3 con 8. Dopo me lo vado a vedere. Mi ha riconosciuto. E questi sono tutti i parcheggi, vedete? Ecco qua, gran ragione, io ho parcheggiato in fondo. Quando sono arrivato io non c'era nessuno, adesso si è riempito. Adesso vi faccio vedere, vado là sopra, c'è un parcheggio terrazzo, vi faccio vedere l'area dall'alto. Carina, come vi dicevo, molto carina e tranquilla. E siete proprio di fronte al mare, come potete vedere. Poi, ma ci sono un sacco di camper nuovi. Ecco, questo non potete farlo, perché se vengono i vigili vi fanno la multa. E anche questo, sentite il generatore, non potete accenderlo, mi raccomando, fate i furbi. Io capisco che è comodo il generatore, ma non potete accenderlo. Ecco, la ragione. Ecco, questa è la marina. Qui trovate dentro ristoranti, tabaccaio, negozi, super yacht. Come avete visto, ho fatto le storie che volevo cambiare il randagione per un super yacht ma non ci penso proprio. Ecco, questo è il parcheggio visto dall'alto, come potete vedere è proprio di fronte al mare, perciò penso che sia proprio un bel posto. Quando vedrete questo video il Capodanno sarà già passato. Io spero che l'abbiate festeggiato bene, in compagnia, in serenità, tra amici, e speriamo nel 2022 in qualcosa di migliore, senza star lì a chiacchierare le cose. Vi auguro ancora il buon anno e un buon inizio di 2022 con tanti chilometri di viaggio, e magari, chi lo sa, ci troviamo in giro. Come vedete, parecchie volte mi capita di trovare gli iscritti, perciò io giro. Spero che nel 2022 mi faccia fare ancora più chilometri di quelli che ho fatto nel 2021. Vi auguro ancora un buon anno. Ciao belli!